In molti aeroporti i gate di imbarco hanno la moquette e non solo, sono molto spesso progettati per avere soffitti bassi, sedili comodi e una piacevole illuminazione naturale. Tutte comodità costose per gli aeroporti, specialmente la moquette, più complicata da pulire. Ma tutte queste comodità aiutano i passeggeri in attesa dell'imbarco a rilassarsi. Ma non si tratta solo di una buona azione verso i passeggeri. Secondo diversi studi, un passeggero calmo e rilassato ha una probabilità del 7-10% in più di fare acquisti nei negozi dell'aeroporto o nel duty free. Investire nel comfort dei passeggeri, quindi, ha anche un buon ritorno economico per gli aeroporti. Se vuoi sapere cosa succede ai tuoi bagagli mentre sei a bordo di un aereo, beh, in breve, una volta caricati a bordo, il loro destino non è più nelle tue mani, né in quelle del personale dell'aeroporto. I bagagli sono etichettati e suddivisi con un codice casuale, a seconda della destinazione. Quello che gli addetti ai bagagli devono fare si riassume in tre compiti principali: spostare i bagagli dal check-in al gate, spostarli da un gate all'altro in caso di voli in coincidenza e spostarli dall'aereo al ritiro bagagli una volta giunti a destinazione. Tutto qui. Capita che un bagaglio possa arrivare in ritardo a una coincidenza e non venga caricato a bordo, oppure al contrario che il bagaglio arrivi prima di te mentre sei bloccato al controllo passaporti. Non dimenticare inoltre di togliere le etichette dei tuoi viaggi precedenti o potrebbero caricare la tua valigia su un altro aereo e spedirlo chissà dove. In molti aeroporti ci sono enormi cucine in cui viene preparato il cibo da servire a bordo, che di solito lavorano allo stesso tempo per diverse compagnie aeree. Visto che il buonissimo cibo che consumiamo in aereo viene preparato almeno 6-10 ore prima, quelle cucine lavorano 24 ore su 24. Tra l'altro, il menù di bordo è stato concepito almeno un anno prima. Si tratta di uno standard utilizzato da molte compagnie aeree perché ogni ingrediente impatta sui costi operativi. Per esempio, una compagnia riuscì a risparmiare circa 38.000 euro solo rimuovendo un'oliva da ogni insalata servita a bordo. In aeroporto, durante i controlli, capita che ti venga chiesto di strofinare le mani su un panno che viene poi inserito in un macchinario. Ma niente paura, si tratta di un controllo effettuato da un atomizzatore. Prima di cominciare la giornata, gli addetti alla sicurezza inseriscono nella macchina tracce di sostanze chimiche proibite. La macchina memorizza le sostanze e, nel caso rilevi tracce sulle mani dei passeggeri, gli addetti sapranno cosa fare. Forse ti sarà capitato qualche volta che durante il controllo del bagaglio a mano venga scoperto qualcosa di sospetto o di proibito durante lo scan. In questo caso tutta la roba sequestrata durante le ispezioni viene conservata nel magazzino dell'aeroporto per un massimo di 3 mesi. Volendo potresti anche chiedere di farti rispedire tutto quanto a casa. Tutto quello che viene sequestrato in aeroporto e non viene più reclamato dai proprietari viene poi distrutto oppure venduto all'asta. Se l'attesa tra un volo e l'altro è molto lunga, non sempre è conveniente passare la notte in hotel, ma c'è un'ottima alternativa. In molti aeroporti le compagnie aeree vendono l'accesso alla loro VIP lounge. Sono aree riservate dove c'è da bere e da mangiare, per non parlare di cabine doccia e cuccette per dormire, tutto a buon prezzo. Negli aeroporti molto grandi puoi trovare dei passaggi sotterranei che collegano i vari terminal, di cui molta gente ignora l'esistenza. All'aeroporto di Francoforte, per esempio, tra il Terminal 1 e 2 c'è una galleria di collegamento utilizzata quasi soltanto dal personale, ma in realtà accessibile anche ai passeggeri. Chi lavora in aeroporto sa che i primi 60 minuti dopo il check-in sono detti l'ora d'oro. In quel periodo i passeggeri spendono gran parte del tempo a fare acquisti nei negozi e nei duty free. Non a caso molti aeroporti piazzano dei comodi sedili proprio di fronte all'ingresso dei negozi, bel trucchetto per attirare clienti. In effetti, star seduti comodi con davanti agli occhi l'insegna di un negozio può essere una tentazione. L'effetto è studiato e voluto dagli aeroporti. Se il tuo volo è in overbooking e di conseguenza non possono farti imbarcare all'orario previsto, non accettare il primo voucher che ti viene offerto come scusa. Le compagnie aeree a volte giocano con le prenotazioni per riempire più posti sull'aereo, sapendo che non tutti si presenteranno all'imbarco. Se ti succede, insisti per avere un risarcimento, che in base al prezzo iniziale del biglietto e al ritardo causato può arrivare fino a 600 euro.
In alcuni aeroporti esistono persone specializzate nel profiling. Questi agenti usano una tecnica detta spot, ovvero l'osservazione diretta del passeggero. In pratica osservano le espressioni facciali, i gesti e il comportamento per individuare potenziali sospetti. Sanno riconoscere segnali che indicano ansia o nervosismo, come leccarsi le labbra, grattarsi o guardarsi attorno. Se un profiler individua una persona che agisce in modo sospetto, la invita a seguirlo per un'ispezione e un breve interrogatorio. Normalmente i profiler si trovano nella sala principale al controllo passaporti. La loro domanda più frequente sarà: qual è lo scopo del suo viaggio? Per poi osservare la reazione non verbale. Sono così professionali e ben addestrati che sarà difficile nascondere loro qualcosa, nel caso qualcuno sia in viaggio con la coscienza sporca. Prima che un bagaglio venga caricato a bordo, deve attraversare 5 livelli di sicurezza, a partire dallo scan del contenuto. Tra questi può esserci anche l'ispezione di cani addestrati a riconoscere sostanze pericolose. Si sa che i cani hanno un olfatto molto più sviluppato del nostro, addirittura tra 10.000 e 100.000 volte più sensibile. Un cane riconosce odori che a noi sfuggono. Normale quindi che negli aeroporti la sicurezza sia rinforzata dall'aiuto dei cani per individuare sostanze proibite. Il bello è che questi cani così specializzati sono indistinguibili dalle loro controparti civili. I cani poliziotto, di solito, sono addestrati a intimidire, ma non questi. Il loro unico lavoro è annusare. Le razze migliori per questo lavoro sono il Golden Retriever, il Labrador e il Bracco tedesco. In aeroporto sono distribuite molte prese in cui è possibile mettere in carica il telefonino. Attenzione però, se si tratta di prese solo USB, il tuo smartphone potrebbe essere esposto a malware o altre intrusioni. L'unico modo per ricaricare il telefono in totale sicurezza è usare solo le prese elettriche dell'aeroporto. Lo stesso discorso vale per il Wi-Fi. A cominciare dall'autenticazione richiesta per accedere al Wi-Fi pubblico in aeroporto, è facile rendere il proprio dispositivo vulnerabile agli attacchi informatici. Molto più sicuro utilizzare il proprio piano di dati mobili. Se proprio devi usare il Wi-Fi pubblico in aeroporto, cerca di proteggere i tuoi dati più sensibili. Che fastidio ogni volta ai controlli di sicurezza dover estrarre il proprio laptop dal bagaglio a mano, vero? Necessario però perché lo staff deve accertarsi che il laptop non sia una minaccia per la sicurezza. Lo schermo dello scanner a raggi X evidenzia solo le parti hardware, ma non riesce a vedere bene i dettagli o eventuali oggetti nascosti. Gli addetti alla sicurezza invece devono osservare bene tutto il dispositivo, specialmente la batteria. Ai controlli di sicurezza spesso scegliamo la fila più vicina a noi, ma così rischiamo di fare una fila molto lunga. Meglio invece guardarsi intorno appena dopo lo scan del biglietto e individuare la fila meno affollata. Ci sono checkpoint situati anche molto lontano nel terminal e di solito è lì che si trova meno gente. Negli Stati Uniti è diffuso da qualche tempo un servizio per fare i controlli di sicurezza in anticipo. Iscriversi al servizio porta molti vantaggi, in particolare fa risparmiare tempo al controllo bagagli e al controllo passaporti. Si eviterà di doversi togliere le scarpe o la cintura ai controlli e sarà persino possibile non estrarre il laptop dallo zaino. Questo servizio ora è stato adottato anche in altri paesi, quindi verifica se è disponibile nel tuo aeroporto. Per chi viaggia in classe economica, cioè quasi tutti, è consigliabile fare il check-in anticipato e scegliere il posto a bordo più o meno 4 giorni prima del volo, cioè quando le compagnie aeree cominciano a fare upgrade dei posti. Se si è molto fortunati, si può scegliere un posto in business class gratis o con un supplemento minimo. Lo si può chiedere anche al check-in, visto che non sono in molti a conoscere e ad approfittare di questa opportunità. La maggior parte degli aeroporti è dotata di cucine giganti dove il cibo viene preparato per diverse compagnie aeree. E poiché il cibo deve essere cucinato circa 6-10 ore prima del volo, le cucine devono rimanere in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Inoltre, il menù viene deciso un anno in anticipo. Questa è una pratica comune per la maggior parte delle compagnie aeree perché ogni singolo ingrediente conta e si aggiunge alle spese. Infatti nel 1987 l'American Airlines è riuscita a risparmiare 40.000 euro in un solo anno dopo aver rimosso una sola oliva da ogni singola insalata. Se hai una lunga sosta tra due voli, andare all'hotel più vicino per riposarti potrebbe non essere l'opzione più economica. C'è un trucco migliore.
Controlla se per un costo extra l'aeroporto o la compagnia aerea permettono l'accesso alla lounge VIP. La maggior parte dei lounge offre snack e bevande gratuiti, cabine docce e stanze dove puoi riposare. Il tutto a un prezzo molto conveniente. C'è un termine specifico che identifica i primi 60 minuti dopo aver effettuato il check-in per il volo. L'ora d'oro. È il momento in cui i passeggeri spendono di più nelle aree duty free dell'aeroporto. Mettere le sedie più comode proprio di fronte ai negozi è un trucco intelligente per attirare i passeggeri a fare shopping. Sedersi su una sedia comoda mentre si guarda una vistosa vetrina può indurre in tentazione. Se hai mai voluto sapere cosa succede al tuo bagaglio mentre tu sei a bordo di un aereo, la risposta più concisa è che una volta lasciata l'area del check-in, il personale dell'aeroporto non ha alcuna idea e probabilmente non gli importa nemmeno. Mi dispiace. Il bagaglio viene smistato automaticamente, gli scanner leggono il codice a barre e lo smistano in base alla destinazione. I tre compiti principali degli addetti ai bagagli sono 1. Spostarli dall'area check-in al gate. 2. Spostarli da un gate all'altro se devono essere imbarcati su un altro aereo. 3. Spostare i bagagli dall'aereo all'area di ritiro bagagli. E questo è tutto. Quindi se il tuo bagaglio non è lì quando vai per ritirarlo, potrebbe essere rimasto ancora a bordo dell'aereo. Oppure l'esatto contrario. Potrebbe arrivare a destinazione prima di te perché tu sei rimasto bloccato al controllo passaporti. Un altro problema può sorgere se ti dimentichi di strappare via i vecchi adesivi che mostrano una destinazione diversa. In questo caso lo scanner potrebbe inviare il bagaglio nel paese sbagliato. Arrivi all'aeroporto e non vedi l'ora di passare 2 settimane lontano da lavoro e da tutti i problemi legati alla quotidianità. Parcheggi la macchina nel parcheggio a lunga sosta e scopri che ti costerà caro. Perché il parcheggio a lunga sosta costa così tanto? In effetti, i parcheggi a lunga sosta in aeroporto appartengono a delle aziende esterne. Il terreno su cui sono costruiti, la costruzione del lotto stesso, la manutenzione dell'intera struttura, tutto ciò ha un costo. E chi li acquista deve pagare. Inoltre, parcheggiare dentro l'aeroporto è molto comodo, il che equivale a un costo più alto. Se non sei pronto a sborsare un sacco di soldi per questo tipo di comodità, allora ti conviene prendere un taxi. Le scie di condensazione, quelle tracce bianche che gli aeroplani spesso lasciano dietro di sé ad alta quota, vengono facilmente scambiate per lo scarico del motore. Ma di solito non sono altro che vapore acqueo. Durante il volo l'umidità nell'aria si accumula nei motori e poi viene scaricata dallo scarico. L'aria calda e umida che esce fuori dai motori si mescola con l'aria fredda e secca ad alta quota, dando luogo a quelle lunghe e sottili scie di vapore. L'umidità è ciò che dà vita alle scie di condensazione e ne determina anche la durata. Se è molto umido, allora ci sarà più acqua e la scia sarà più visibile. Se fa molto freddo, le goccioline potrebbero trasformarsi in ghiaccio, facendo sì che la scia rimanga per più a lungo. Se qualcuno fosse in grado di aprire una delle portiere durante il volo, verrebbe immediatamente risucchiato fuori dall'aereo a causa del cambiamento nella pressione dell'aria. Potrebbe anche causare seri danni all'aereo. Fortunatamente è quasi impossibile. Le portiere degli aerei di linea si aprono verso l'interno, mentre la pressione in cabina le spinge verso l'esterno. Quindi la differenza tra la pressione interna ed esterna renderebbe impossibile l'apertura della portiera. Potrebbe sembrare strano che agli assistenti di volo importi se le tendine dei finestrini sono alzate o abbassate. Il motivo principale è che gli occhi dei passeggeri devono adattarsi alla luce esterna. Per lo più serve per far salire e scendere più velocemente i passeggeri, ma in caso di emergenza, l'ultima cosa che vogliono è che le persone non riescono a vedere mentre devono evacuare l'aereo. Un altro motivo per cui tutte le tendine devono rimanere alzate quando l'aereo sta per decollare o atterrare è che il personale di terra deve vedere se ci sono problemi a bordo. Ad esempio, se ci dovesse essere un incendio, il personale di terra lo vedrebbe immediatamente e potrebbe reagire di conseguenza. Se le tendine fossero abbassate, potrebbero non capire che c'è un problema a bordo e non riuscire a salvare i passeggeri e l'equipaggio dell'aereo in tempo. Hai mai notato che ci sono dei numeri in fondo alla pista? In realtà sono usati per mostrare al pilota in quale direzione è rivolto l'aereo. Ad esempio, il numero 36 è l'abbreviazione per indicare una svolta di 360 gradi o verso nord. Insieme ai numeri, le lettere R e L indicano se la pista più vicina è a destra o a sinistra. Ogni aereo commerciale su cui sei stato ha una sola ala, esatto. Le ali sinistra e destra sono in realtà due parti di un'unica ala. I primi aeroplani furono chiamati biplani perché avevano due ali, una in alto e l'altra che passava attraverso il fondo della fusoliera.
erano legate con dei puntoni e dei cavi, il che formava una specie di scatola che, sostanzialmente, faceva sì che l'aereo non si disintegrasse in aria. La seconda ala era necessaria quando gli aerei volavano a velocità più basse, ma quando i motori sono diventati più potenti, la seconda ala è diventata inutile. Tuttavia, l'odierna ala funge ancora da supporto per l'intera struttura. Guardando fuori sull'ala dell'aereo, puoi vedere un doppio gancio giallo. Sembra strano, dal momento che potrebbe interferire con l'aerodinamica, ma è una misura di sicurezza. In caso di atterraggio di emergenza, questi ganci vengono utilizzati per fissare delle corde, che servono per far uscire i passeggeri dall'aereo attraverso le ali. Nel caso in cui le ali fossero scivolose, la corda serve per aiutare i passeggeri a mantenere l'equilibrio e non cadere. Ci sono diversi flussi d'aria estremamente veloci nell'atmosfera più alta del nostro pianeta. Quei flussi formano delle lunghe scie e sono per lo più costanti, permettendo agli aerei commerciali di sfruttarli a loro favore. Quando un aeroplano si avvicina a una corrente a getto, può sfruttare la direzione della corrente e volare più velocemente, spinto dal flusso. Molte compagnie aeree li sfruttano a loro vantaggio per ridurre i costi del carburante e rendere i viaggi più veloci. Le nuvole, in particolare i temporali, possono indicare la presenza di una turbolenza. Ma a volte si verifica anche quando il cielo è del tutto limpido. L'aereo infatti può scendere improvvisamente di qualche metro e tremare senza alcun preavviso. Succede quando due corpi d'aria si scontrano a velocità elevate ed è un fenomeno del tutto invisibile, quindi i piloti non possono prevederlo. Le possibilità di una turbolenza di questo tipo sono maggiori quando si vola ad altitudini più basse, sopra le catene montuose e vicino alle correnti a getto. Normalmente, se un aereo viene colpito da un fulmine, può comunque continuare a volare fino a raggiungere la propria destinazione. Solo dopo l'atterraggio verrà ispezionato. La fusoliera è un ottimo conduttore di elettricità e, come con un parafulmine, il fulmine di solito colpisce una delle punte, sulle ali o il muso. Poi cerca di scaricare a terra, ma non trova nulla e finisce per riuscire dalla coda. È più facile che l'elettricità si faccia strada lungo la superficie dell'aereo e non all'interno, per cui i passeggeri sono al sicuro. Tuttavia, i fulmini sono potenti e potrebbero causare danni all'esterno. Gli aeroporti sono alcuni dei luoghi più visitati e allo stesso tempo misteriosi. Vediamo quindi cosa succede dietro le quinte e quali segreti nascondono. In alcuni aeroporti ci sono persone speciali chiamate profiler. Queste persone danno vita a un programma speciale chiamato SPOT, Screening Passengers Bioservation Technique. Analizzano la mimica, i gesti e il comportamento dei passeggeri per individuare le persone sospette. Il loro compito è quello di notare i segni non verbali di ansia, persone che si leccano le labbra, che si grattano o che si guardano molto intorno. Se un profiler nota una persona che si comporta in modo insolito, può invitarla a un'ispezione. Lì parla con la persona in questione, cerca di saperne di più su di lei e di confermare o meno i suoi sospetti. Gli agenti aeroportuali potrebbero anche osservarvi per tutto il tragitto, dai controlli di sicurezza al vostro gate. Alcuni aeroporti dispongono di scanner per il riconoscimento facciale, che possono facilmente rintracciarvi. Sono dotati di un software speciale che confronta i volti dei passeggeri con i loro documenti di identità. Tenete presente che se non caricate il portatile prima del volo, potrebbe essere confiscato. Non è raro che un addetto alla sicurezza aeroportuale chieda di accendere il dispositivo. Se non lo fate, il vostro gadget può essere portato via per un ulteriore controllo. Per motivi di sicurezza è fondamentale assicurarsi che non sia stato manomesso o modificato in modo da poter causare danni durante il volo. Portare una spazzola elettrica nel bagagliaio da stiva può mettervi nei guai. Le spazzole prodotte da alcune marche hanno al loro interno batterie al litio, che possono causare seri problemi in volo. Per questo motivo non è possibile lasciare la spazzola elettrica nella valigia da stiva. È invece consentito riporla nel bagaglio a mano. Allo stesso tempo, se il vostro dispositivo funziona con batterie AA, potete metterlo dove volete. Chiunque abbia mai viaggiato in aereo conosce la regola niente liquidi.
Ma non tutti sanno che questa regola vale anche per il burro di arachidi, il dentifricio, le creme, le lozioni, il trucco liquido, le lampade a lava, le palle di neve, alcuni tipi di farmaci, il deodorante e persino gli inserti in gel per le scarpe. Ora usciamo un po' fuori e guardiamo i punti di atterraggio. Gli aeroporti fanno pagare alle compagnie aeree ingenti tariffe per atterrare sulle loro piste in determinati giorni e orari. Ma la cosa più interessante è che i punti di atterraggio possono essere comprati e venduti. Ad esempio, nel 2016 Oman Air ha pagato ad Air France circa 75 milioni di dollari per uno slot di arrivo al mattino presto all'aeroporto di Londra Heathrow. Avrete notato che le tariffe aeree sono aumentate nell'ultimo decennio. Ciò è dovuto ai prezzi estremamente elevati degli slot di atterraggio. I controllori del traffico non controllano solo gli aerei in cielo, come si vede spesso nei film, ma si occupano anche dei loro movimenti a terra. Controllano anche l'illuminazione delle piste. Esistono tre tipi di controllori del traffico aereo: di rotta, di terminale e di torre. Ognuno di essi ha una propria area di responsabilità. Un controllore ha circa 5 monitor e le informazioni su di essi cambiano continuamente, poiché i monitor mostrano le condizioni meteorologiche e le informazioni sugli altri aerei. Sapete come va a volte? Arrivate a un controllo di sicurezza e all'improvviso si scopre che avete qualcosa di proibito nel bagaglio a mano. Ma non preoccupatevi, avete ancora la possibilità di salvare il vostro coltellino preferito. In alcuni aeroporti ci sono servizi postali in loco. Potreste avere l'opportunità di spedire i vostri effetti personali a qualsiasi indirizzo da voi indicato. Ma le spese di spedizione sono piuttosto elevate. Inoltre, alcuni oggetti sono vietati, quindi il servizio postale non li consegnerà. Gli aeroporti possono vendere il vostro bagaglio smarrito proprio in questo momento. Naturalmente non dico che non ci sia la possibilità di recuperare la valigia che ha viaggiato verso un'altra destinazione, ma è altrettanto probabile che non la rivedrete più. In questo caso, l'aeroporto ha il diritto di vendere all'asta gli effetti personali smarriti. La maggior parte degli aeroporti organizza ogni anno una vendita di bagagli smarriti. Dopo aver pagato una tassa di iscrizione, è possibile fare offerte su oggetti elettronici, vestiti, borse e altro. Durante il volo potreste avere una celebrità a bordo, ma non lo saprete. I grandi aeroporti hanno procedure di check-in e di sicurezza separate per le celebrità. Spesso salgono a bordo dell'aereo direttamente da una porta nascosta situata accanto al ponte del jet. Alcune compagnie aeree utilizzano anche auto di lusso per trasferire i passeggeri VIP dal terminal all'aereo. Allo stesso tempo, la maggior parte delle persone arriva in aeroporto con largo anticipo. E l'attività più popolare in attesa di un volo è quella di girovagare nella zona duty free. E anche se raramente le persone hanno intenzione di comprare qualcosa lì, diversi prodotti finiscono nei loro cestini. Questo perché molti aeroporti sono progettati in modo particolare per far sentire le persone rilassate e a proprio agio. Mi riferisco a tutte quelle enormi finestre, alla luce intensa, alle poltrone massaggianti e alle comode aree di seduta. E statisticamente i passeggeri tranquilli hanno il 10% in più di probabilità di spendere soldi in negozi, duty free e cibo. I progettisti hanno pensato molto al layout degli aeroporti per garantire un flusso regolare dei viaggiatori. Il punto principale è la facilità di navigazione che impedisce alle persone di perdersi. Ciò si ottiene grazie a indicazioni di design sottili ma molto efficaci. Uno di questi è la collocazione di zone duty free tra i controlli di sicurezza e i gate d'imbarco. Si suppone che aiutino a rilassarsi dopo aver superato i controlli di sicurezza e che conducano l'utente dove deve andare. Ma a proposito di cibo, un ristorante di chef famosi in aeroporto potrebbe non essere così buono come se si visitasse quello vero. Non sono gli chef stessi, ma speciali società di ristorazione ad occuparsi dei punti vendita in aeroporto. Uno dei motivi è la sicurezza estremamente rigida che circonda le consegne in aeroporto, compreso il cibo. Potrete comunque gustare un buon pasto, ma non sarà la stessa cosa. Ora vi parlerò di un altro modo in cui gli aeroporti vi manipolano per farvi spendere i vostri soldi.
Vi fanno passare attraverso i luccicanti negozi duty free subito dopo il controllo di sicurezza. Ma la cosa più curiosa è che il passaggio attraverso questi negozi di solito vira a sinistra. Questo perché la maggior parte delle persone è destrorsa. Ciò significa che usa il braccio destro per tirare i bagagli ed è più probabile che guardi a destra mentre attraversa i negozi. Inoltre, la zona duty free che vira a sinistra lascia più spazio a destra, dove è più probabile che i passeggeri guardino. Avete mai notato quanti specchi ci sono negli aeroporti? Gli specchi sono posizionati strategicamente per far sembrare gli aeroporti più grandi e creare un'illusione di maggiore spazio. Ciò contribuisce a ridurre la sensazione di claustrofobia e a rendere l'esperienza aeroportuale più confortevole per i viaggiatori. Se ne avete l'opportunità, non cambiate contanti in aeroporto. Non otterrete mai un buon tasso di cambio. Chi non ha acquistato la valuta locale in anticipo può invece ordinarla online e ritirarla in aeroporto. Alcuni servizi richiedono solo poche ore di preavviso per tale ordine. In alternativa, sarebbe meglio utilizzare un bancomat per prelevare del contante nella destinazione finale. Avete mai prestato attenzione ai codici aeroportuali? I più utilizzati sono quelli a tre lettere. Perché questo numero? Negli anni 30 negli Stati Uniti, i piloti usavano i codici delle città a due lettere del National Weather Service per indicare gli aeroporti. Ben presto però, il numero di aeroporti nel paese ha superato il numero di tali codici. Per questo motivo le compagnie aeree ampliarono questo sistema aggiungendo la terza lettera, che di solito era la X. È così che LA, Los Angeles, è diventato LAX. Ma anche se non dovrebbero esistere due aeroporti con lo stesso codice, alcuni di questi codici hanno un suono così simile che è facile confonderne uno con l'altro. Per esempio, guardate questo aeroporto con il codice CGP in Bangladesh. E qui abbiamo CPG, il codice di un aeroporto in Argentina. È pericolosamente facile volare nel posto sbagliato, quindi fate attenzione. Tutti amano le vacanze. Tuttavia, capire cosa mettere in valigia può essere un compito arduo, soprattutto quando sei limitato in termini di peso e spazio. Per non parlare del fatto che è probabile che tu faccia un po' di shopping durante le vacanze. Quindi, al tuo ritorno, avrai bisogno di spazio extra per tutti quei souvenir che hai acquistato. Accumulare troppo peso o ingombro può finire per trasformarsi in soldi extra da sborsare in aeroporto. In ogni caso, ora puoi rilassarti. Concentrati solo sulla tua prossima vacanza e noi penseremo a darti alcuni consigli utili. Indubbiamente i tuoi vestiti occuperanno la maggior parte dello spazio nel tuo bagaglio. Considerando che la maggior parte delle compagnie aeree consente un solo bagaglio per la maggior parte dei voli brevi e fino a due per le distanze più lunghe, non avrai molto spazio se hai intenzione di essere alla moda durante le tue vacanze, specialmente se è inverno. Tuttavia, questo non significa che dovrai utilizzare l'intimo al rovescio. Devi essere intelligente e saper come impacchettare. In primo luogo, potresti considerare di arrotolare ogni capo. Il metodo più efficiente in termini di spazio per riporre il tuo guardaroba in valigia è arrotolare ogni capo. Pensa ai tuoi vestiti come a quel sacco a pelo che portavi in campeggio. Sembrava così grande per entrare nel suo sacchetto, ma con un po' di perseveranza riuscivi sempre ad arrotolarlo e farcelo stare. Ora non dovrai faticare così tanto con i tuoi vestiti, ma devi solo applicare lo stesso principio. Inizia piegando le magliette, i pantaloni e qualsiasi altra cosa tu abbia intenzione di imballare in modo ordinato. Come quando vedi i capi sugli scaffali nei negozi di abbigliamento. Poi, quando sono tutti di forma simile a un rettangolo o un quadrato, arrotolali in maniera molto stretta. Ora che hai dei vestiti a forma di tronco, inizia a metterli nella tua valigia. Ed ecco, spazio extra! Ora, ecco qualcosa che tutti abbiamo sperimentato una volta arrivati a destinazione. Lasciamo la valigia sul letto dell'hotel, la apriamo e... tutti i nostri vestiti sono spiegazzati e sparpagliati come se fosse passato un tornado. Il tuo bagaglio ha avuto un viaggio difficile da casa fino a destinazione. È stato trascinato attraverso i terminal dell'aeroporto, sballottato dagli addetti ai bagagli ed è stato sbalzato qua e là durante le turbolenze in volo. Un oggetto molto semplice, un elastico, ti aiuterà a mantenere i tuoi vestiti in ordine. Ora che li hai arrotolati, infilaci un paio di elastici per evitare che si aprano. Questo è un trucco particolarmente utile se vuoi arrotolare più capi insieme. Forse hai un outfit che non vedi l'ora di sfoggiare durante le tue vacanze. Piega i tuoi vestiti come prima,
Quindi sovrapponi i diversi capi del tuo outfit uno sopra l'altro. Arrotolali come se fosse un capo unico, quindi usa gli elastici per tenere il tutto insieme. Puoi scegliere cosa ti metterai prima ancora di partire. Tuttavia, ci sono alcuni vestiti che è meglio piegare, in particolare camicie e pantaloni da lavoro o formali. Fortunatamente abbiamo un pratico trucco per questi capi. Invece di piegare ogni capo individualmente, li disporremo uno sopra l'altro. Inizia con le camicie e le maglie, alternandole e mantenendo il colletto delle camicie al centro. Procedi fino ai pantaloni e agli oggetti più piccoli, finché non sono tutti distesi. Cerca di tenere i pantaloni al centro. Infine, inizia a piegare tutti i capi su loro stessi, con le camicie che creano lo strato esterno, fino a quando non ti ritroverai con un fagotto ordinato. Dovresti essere in grado di posizionare il fagotto perfettamente in valigia. Vuoi risparmiare altro spazio in valigia? Invece di mettere l'intimo e le calze nella tasca apposita, prova a sistemarli nello spazio che rimane in valigia. Ad esempio, se hai intenzione di portare un berretto, l'interno è un ottimo posto dove riporre i calzini. Questo vale anche per altri piccoli accessori, come caricatori e cravatte. Tuttavia, tieni presente che puoi anche stendere le cravatte e le cinture sui vestiti per risparmiare spazio. E se hai davvero un limite nelle dimensioni? Supponiamo che tutto ciò che hai sia un bagaglio a mano per un viaggio di 15 giorni? Ecco un altro metodo. Procurati dei sacchi da viaggio in cui riporre i tuoi vestiti. Questi sacchi si riducono fino a diventare come una piccola borsa per laptop. Piega i vestiti che intendi mettere in valigia e riponili nel sacco. Dovresti riuscire a contenere da 8 a 10 capi di misura standard o alcuni capi più ingombranti. Dopo aver riempito il sacco, sigillalo e spremi l'aria attraverso la valvola di pressione unidirezionale incorporata. Il modo più semplice per farlo è arrotolarlo. A questo punto dovresti essere abbastanza bravo ad arrotolare i tuoi vestiti o usare le ginocchia per esercitare ulteriore pressione. Dovresti essere in grado di inserire da 2 a 4 di questi sacchetti nel tuo bagaglio a mano, il che è particolarmente utile se vuoi risparmiare soldi ed evitare di aggiungere un bagaglio da stiva. E puoi portare con te altri vestiti sull'aereo se li infili in una federa. La cosa migliore è che funga anche da comodo cuscino su cui appoggiare la testa durante il volo. Se hai ancora un po' di spazio libero, un altro ottimo modo per mantenere tutto organizzato sono i cubi di imballaggio. Potrebbero non essere efficienti come i sacchi in termini di spazio, ma molti li preferiscono per avere tutto più ordinato e ben organizzato. Puoi scegliere cosa mettere in ciascuno, magari i pantaloni in uno e i top in un altro. Puoi facilmente acquistare i cubi da viaggio dalla maggior parte dei rivenditori al dettaglio online e nei negozi di articoli da campeggio. Ci sono anche cubi da viaggio appositamente progettati per mettere uno o più paia di scarpe. Questo è un ottimo modo per compattare lo spazio che occuperebbero le tue scarpe ed evitare allo stesso tempo che i tuoi vestiti puliti entrino in contatto con loro. Nessuno vuole che le loro magliette puzzino di piedi, giusto? Se stai ancora facendo fatica a far entrare tutto in valigia, ci sono un altro paio di trucchi che puoi usare per ovviare al peso extra senza dover pagare soldi in più. Il più ovvio è usare il proprio corpo. Esatto, è ora di stratificare. Scegli tutti i capi più ingombranti e indossane quanti ne riesci. Puoi provare a indossare dei pantaloncini sotto i pantaloni o diversi strati del tuo abbigliamento invernale come più maglioni, una giacca e un cappotto, uno sopra l'altro. Potresti sudare un po', ma la maggior parte degli aeroporti e degli aerei sono ben climatizzati e puoi sempre togliere alcuni strati una volta salito a bordo. Almeno avrai dei vestiti caldi con cui coprirti se hai freddo durante il volo. Se non vuoi indossare tutti quegli strati, in realtà c'è un altro tipo di borsa che puoi portare con te in aereo gratuitamente. Procurati una borsa duty free da uno qualsiasi dei negozi duty free in aeroporto. Puoi anche usarla per la prossima vacanza. Conserva tutti i tuoi oggetti extra in questa borsa e portala sull'aereo senza costi aggiuntivi. Vale anche la pena rivedere che tipo di bagaglio stai usando, soprattutto quanto pesa. Molte persone dimenticano che i 7 kg standard consentiti dalla maggior parte delle compagnie aeree includano il peso effettivo della valigia. La valigia stessa può spesso pesare fino a 2-3 kg ed è una grossa fetta del peso. Quindi, quando vai ad acquistare una valigia, tieni conto del suo peso. Scegliere una valigia più leggera ti farà guadagnare più spazio per gli oggetti che vuoi portare con te. Attieniti ad alcuni di questi pratici suggerimenti e non avrai più problemi con il tuo bagaglio. Ah sì, e qualche soldo in più da spendere durante le tue vacanze. Divertiti!